Allora, gentili ascoltatori, concludo l'ultima intervista di questo campionato WISP con Pellegrino Giorgio. Pellegrino Giorgio, a mio avviso, prima nell'ultimo intervento durante la telecronaca ho parlato di quanto impegno ci vuole per creare un ambiente social nella squadra, per stare tutti insieme, per avere forse quell'appiglio in più che nei momenti di difficoltà per noi è stato utile e ci ha portato avanti fino alla fine. Parlo con Giorgio che invece ha dato tanto dal punto di vista amministrativo, tecnico, dell'aiuto, di tutto quanto. Giorgio, un'esperienza sicuramente che ha visto un particolare, cioè ha visto come non ci siamo fermati davanti a niente, siamo andati sempre avanti e comunque abbiamo fatto un bel girone di tonno e un bellissimo campionato. Sì, è stata un'esperienza bellissima, è iniziata tra mille difficoltà. Io non ricordo a tutti che noi abbiamo fatto il primo allenamento dell'inizio del campionato 19 giorni prima dell'inizio. Abbiamo cominciato un campionato, questo campionato, senza nemmeno fare un amichevole, quindi abbiamo fatto la prima giornata di campionato così, senza alcun approccio e a 11-11. Non ti improvvisi, a 11-11 Certo, ci vuole certo. organizzazione, squadra, società. È stato duro, ringrazio Andrea e Maurizio che hanno collaborato con me, insieme siamo riusciti a portare avanti questa situazione, però le soddisfazioni, ragazzi, sono grandissime. Le soddisfazioni sono aver portato gli ultra al campo a tifare per noi, aver riaperto il campo di Sternatia, aver fatto tanto in mezzo al campo, poi i risultati sono venuti dopo, però era una cosa che ci poteva stare, nel senso, torno a ripetere, 11-11 non si improvvisa una squadra. Incontravamo squadre che facevano questo campionato già da anni, da decenni addirittura, e comunque abbiamo fatto la nostra bella figura, abbiamo fatto la nostra bella figura e io sono orgoglioso di questo gruppo. Credo che da parte tua, che un po' rappresenti, diciamo, il punto di partenza di questa esperienza, forse due parole per Mister Spagna ci stanno tutte. Davide, io lo chiamo Davide, non l'ho mai chiamato mister, ma non per una mancanza di rispetto, perché ci conosciamo da anni, lo chiamo Davide e dico che Davide ha avuto un ruolo non facile, cioè nel senso fare il mister di una squadra di amatori è molto difficile perché ci sono sempre incongruenze. Lui ha fatto un lavorone, ha fatto un grande lavoro e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cioè lui ha preso la squadra all'inizio che aveva un tipo di difficoltà e l'ha portata alla fine di questa sera, abbiamo visto, cioè la squadra accelerava, decelerava, aumentava il ritmo, diminuiva il ritmo, però ha portato a casa il risultato. Un grande successo questa sera, ma un grande successo dell'anno. Vi aspettiamo domani, signori. A Ok, domani. allora noi ringraziamo Giorgio Pellegrino, a Grazie a cui voi. va tutto il nostro saluto. E grazie ovviamente a chi mi intervista, Marco, la vera colonna portante di questa squadra che ha permesso Questo ti ringrazio. l'unità intorno al campo, non dentro al campo, ha permesso una certa unità intorno al campo e solo grazie a Marco. Beh, per questo io ti ringrazio, ti stringo la mano e soprattutto ci rivediamo alla prima partita e Nel per il prossimo prossimo campionato. campionato. Grazie Ciao Giorgio ragazzi, Pellegrino. grazie a tutti.